Siamo arrivati dunque alla rubrica che ogni settimana ci tiene compagnia, la rubrica dedicata al personaggio della settimana. Quest'oggi il personaggio è il capitano della Pfizer, Alessandro Santoro, che appunto abbiamo cercato di presentarvi in una maniera forse un po' inconsueta, chiacchierando un po' di tutto, non soltanto di basket. Ma vediamo il servizio. Guarda i muscoli del capitano. Tutti di plastica e di metano. Guardalo nella notte che viene, quanto sangue nelle vene. 29 anni da compiere, 10 stagioni in Serie A, 3 anni a Brindisi e 7 a Reggio Calabria, e tra la Puglia e la Calabria un'esperienza di una stagione a Ragusa in Serie B. Nato a Mesagna ed un tiro di schioppo da Brindisi, ma guai a chiamarlo brindisino, Alessandro Santoro da ragazzino venne sedotto da un pallone da basket che lo strappò al tennis. Cresciuto all'ombra di due grandi playmakers brindisini come Fischetto e Cordella, Sandro giunse a Reggio da Ragusa nell'88, voluto da Tonino Zorzi, per poi diventare con Recalcati il playmaker titolare della Viola, della quale è capitano dall'anno scorso, rappresentando ormai con Tolotti e Bullara il nucleo storico della squadra. Così enorme, alla luce delle stelle, così bella, che di guardarla uno non si stanca. Alessandro Santoro, dunque, playmaker della Pfizer, settima stagione per lui a Reggio Calabria, capitano di questa squadra. Ma Alessandro, arrivò a Reggio nell'88 a 23 anni, ti saresti aspettato allora di diventare la bandiera e il capitano di questa squadra dopo 7 stagioni ancora qui? Ma sono arrivato così timidamente che sinceramente non credevo che si potesse arrivare a tanto, però credo di poter essere soddisfatto, insomma, del lavoro che ho svolto, e il fatto che la gente mi voglia bene credo che sia per me un motivo di grosso orgoglio. Ricordiamo ancora quell'arrivo, era l'88, ti volle Zorzi, era l'anno che poi ci vide promosso in Serie 1. La coppia di playmaker in regia era affidata a Sandro Santoro, 23enne, ancora tutto fuorché veterano della Serie A, e un altro ragazzino ancora più giovane, 19enne, Stefano Attruia. Non era male quella coppia però, Ma forse alla luce dei fatti credo proprio di no, però eravamo tutti e due molto inesperti di Serie A, anche se io ho già fatto 3 anni a Brindisi di Serie A, ma sicuramente non 3 anni di primo piano, 3 anni di Serie A fatti visti più che altro dalla panchina. E sicuramente quella è stata una coppia che io ricordo con molto piacere, anche perché abbiamo vissuto un anno molto intenso e pieno di soddisfazione. E al di là di quello, poi pian pianino Sandro Santoro si è conquistato la fiducia degli allenatori, dei tifosi, dei compagni anche, fino ad arrivare stabilmente playmaker con Carlo Recalcati. Con alterne vicende poi Sandro Santoro ha comunque acquisito quello che si dice nel gergo un certo spessore, un ruolo di primo piano comunque nella pallacanestro italiana. Ecco Sandro, andando indietro con la mente fino a quando magari hai iniziato a giocare, magari quando giocavi ancora a tennis e non sapevi se continuare col tennis o la pallacanestro, ecco adesso diventare giocatore, ripeto, di primo piano in Serie A, che effetto ti fa o ti ha fatto? Ci hai mai pensato a questo? Ma sicuramente credo che sia stato un segno del destino, perché io ho smesso un paio di volte di giocare a pallacanestro per intraprendere altri sport, tra cui anche il calcio. E credevo proprio, ecco, fermamente che il mio vero sport potesse essere addirittura il tennis e non la pallacanestro. Forse alla luce dei fatti potevo anche cambiare indirizzo. Però credo che alla fine sia stato il segno del destino che mi ha sicuramente instradato verso la pallacanestro, ecco, la voglia sfrenata dei dirigenti del mio paese che volevano a tutti i costi che giocassi a pallacanestro. Questo corteggiamento mi ha appassionato e quindi il mio ritorno al basket è stato più che mai veloce. Sandro Santoro e Reggio Calabria, ormai tua città adottiva quasi? Sì, sicuramente il fatto di essere ancora qui, questo è una cosa molto molto importante, anzi io credo che il cambiamento che Sandro Santoro abbia avuto nel corso degli anni è soprattutto dovuto a questa città e al calore che io ho trovato non solo nei tifosi ma soprattutto nella vita di tutti i giorni, a contatto con gente straordinaria e soprattutto con gente che mi sta molto vicino e che mi è stata molto vicina in questi anni. Credo che il cambiamento anche di carattere sia dovuto soprattutto alla spinta che mi è stata da fuori dal campo, da gente molto vicina a me, tu sai a chi mi riferisco. Thank you.
2009. Mentre appunto passiamo a un momento difficile della tua carriera, abbastanza recente, l'anno scorso una stagione diciamo travagliata, ma è un eufemismo dire travagliata, la brutta malattia, periodi davvero bui che forse la gente non conosce appieno per quanto riguarda Sandro Santoro, ecco, ne sei venuto fuori davvero in pieno, ma cosa ti ha insegnato, cosa ti ha lasciato questa esperienza? Ma mi ha insegnato soprattutto cose positive, il fatto, ripeto, di essere a contatto con questa bellissima realtà, credo che possa riuscire a superare qualsiasi scoglio. Il fatto di essere attorniato da persone di questo tipo sicuramente ti insegnano cose che sono molto molto più importanti anche del basket stesso. Chiaramente la malattia mi ha un po', ecco, fatto uscire di scena, però sapevo che in questo ambiente sarei potuto rinascere, ecco perché da dove nasce la mia volontà, ecco, di mettere radici in questa città. E poi al di là del fatto che siete tutti dei professionisti, quindi pronti a fare le valigie da un momento all'altro e comunque a dare il massimo per la città e per la squadra per la quale siete sotto contratto, ma al di là di questo comunque mi pare che negli anni si sia sviluppato, non magari improvvisamente all'inizio, ma negli anni, un solidissimo feeling tra te e i tifosi, ormai davvero uno dei simboli di questa Viola. Ma questo è un fatto molto importante, essere al centro dell'attenzione credo che sia qualcosa di molto gratificante per un giocatore, non solo di pallacanestro ma un pochettino in genere di tutti gli sport. Il tifoso per il giocatore professionista è sicuramente un incentivo da non sottovalutare, e questa è una cosa che mi riempie di orgoglio e credo che possa sicuramente aumentare ancora di più che di quello che magari è tuttora, ed è nelle mie intenzioni, perché chiaramente io non sono un tipo che si accontenta di quello che possiede al momento, anzi credo che si possa fare sempre qualche cosa in più. Per chiudere, Sandro Santoro, 29 anni da compiere tra un paio di mesi, anche meno, cosa farà da grande Alessandro Santoro? Ma ancora sono molto giovane, ma io credo che il mio futuro sicuramente non credo che parlerà di basket, o meno parlerà di basket magari così tra amici, così vedendo anche quello che effettivamente è stata la mia vita per tutti questi anni, però credo che quando sarà il momento credo che sia necessario, almeno per quello che mi riguarda, lasciare completamente lo spazio ad altri. Questa nave fa 2009. Era dunque Sandro Santoro, il personaggio della settimana e il capitano della Pfizer, un po' l'anima di questa squadra insieme a qualche altro, Carlo. 7 anni a Reggio, 5 con te. Sì, è un giocatore importante, credo che non, forse dico una banalità, perché la dimostrazione c'è costantemente in tutte le partite. Io credo che l'anno più importante per Sandro sia stato l'anno scorso. Non credo che sia un paradosso, ma credo che sia veramente... sia stato l'anno cruciale e un anno importante, perché quando si è costretti a superare delle difficoltà come ha dovuto superare lui, e ricordiamoci che non è stato solo un problema della malattia, ma è stato anche un fatto, ad esempio, di vedersi scelto un giocatore americano nel suo ruolo ed essere capace di essere professionista fino in fondo anche in una situazione difficile di quel tipo. Quindi credo che da un'esperienza del genere ne sia uscito veramente maturato e con una visione ancora più ampia di quella che è la vita per quanto riguarda il cestista, ma non solamente per quello. In effetti è un po' quello che ha detto e non detto tra le righe, insomma, Sandro Santoro proprio in intervista. Dunque...